Bene, dovreste vedermi. Buonasera a tutti, sono Laura Del Licolli e ho la fortuna in questo caso di essere una giornalista di cinema e di conoscere molto molto bene il protagonista di questo film, che chiamo film e non documentario perché è il ritratto di un personaggio molto singolare, molto importante, ed è anche il ritratto di un grande artista e un grande artigiano, detta nel senso migliore del termine, che è anche la metà di una grande coppia, perché accanto a Dante Ferretti, scenografo italiano, cui è dedicato questo bellissimo film di Gianfranco Gianni, c'è naturalmente anche Francesca Lo Schiavo, che vorrei citare subito perché è veramente importante la storia che hanno condiviso insieme da un certo punto in poi, di una carriera brillante, una carriera da Oscar. E non è un modo di dire carriera da Oscar, perché come questo film dimostra, e spero che siate in tanti collegati per vederlo o rivederlo, racconta anche una storia umana e personale, devo dire, di quelle che tutti vorremmo vivere nella nostra vita. Dante Ferretti è un numero uno, forse il numero uno, anzi senz'altro il numero uno della scenografia italiana, almeno da quando, come dire, la sua stella ha cominciato a brillare in un firmamento di Oscar italiani che hanno conquistato anche l'altra metà del mondo del cinema, ma soprattutto hanno conquistato Hollywood. Però pensate, questo film lo racconta dalle origini, cioè racconta in fondo la storia di uno studente di belle arti che ha preso un diploma, che ha in qualche modo ha cominciato a interessarsi al mondo della scenografia, al mondo del cinema, senza sapere poi che tutto questo lo avrebbe portato non solo a Cinecittà ma addirittura a Hollywood. E una storia che comincia insieme accanto a Scaccianoce, Luigi Scaccianoce, che era un grande scenografo, di quelli che ancora disegnava le scenografie con una minuziosissima arte anche di farlo con la matita, con dei disegni meravigliosi, e proprio accanto a lui Dante ha cominciato ad essere Dante con la D maiuscola, quando poi a un certo punto abbiamo capito che in Italia non abbiamo avuto un solo Dante, ma sicuramente nel cinema ce n'è stato un altro. Però per introdurvi a questo film, prima di cercare di collegarci con Dante Ferretti, io direi di vedere un trailer che ci aiuta a entrare nel mondo della sua scenografia. Proviamo? Senta, Ferretti, ma tutto quello che ha detto è vero? Ma non so se è un'invenzione quello che dico oppure è verità, però mi sa tanto che è vero. Beh, Dante ha detto mi sa tanto che è vero. Magari se lo chiediamo adesso potrebbe dire mi sa tanto che è falso, perché una delle cose più belle che appartiene alla sua scenografia, come a volte appartiene anche al racconto di chi disegna le scene del cinema, e che forse ha imparato un po' anche da Fellini, è anche la grande bugia, la verosimiglianza, il modo di raccontare mischiando verità e bugia. Dico male, maestro Ferretti? La sento, la vedo, eccolo. No, dice bene. Dico bene, dobbiamo dare del lei o del tu? Diamoci del tu come sempre, va. Ma certo, cara Laura. Allora, verità o bugia? Quanto si inventa e quanto si racconta dal vero nelle scenografie? Ma le scenografie non dipende anche dai film, dal script, cioè dalla sceneggiatura, dal regista, quello che vuol fare. Però nello stesso tempo, voglio dire, ogni volta che leggo una cosa
parlo con il regista, dopodiché comincio a, così, comincio insomma a disegnare, a pensare, e poi ne parlo con il regista. Poi però, secondo me, la cosa molto importante è una, è quella che, non, che secondo me bisogna fare sempre degli errori. Fare Perché degli errori. fare degli errori? Perché gli errori fanno sì Possiamo, ecco, che... così ti vediamo meglio. Io direi di fermarci così, forse un po' più centrale. Mi Fermi così. senti? Adesso meglio, sì, certo. Ecco, Ecco, guarda nel telefono, perfetto. allora Anche se devo sei ricominciare. un po' in penombra, però ci piacciono vedere anche delle statue lì dietro, delle cose che ci piacciono molto. Allora. Sì, sono, diciamo, i premi che uno in qualche, insomma, che nella Beh, vita, che nella arrivano. vita. Un premio, Dante, un premio l'ha vinto anche questo film, che ha avuto un asso d'argento per il Scritto. documentario e poi un globo d'oro, ma Adesso insomma. vorremmo tanto venderli, però non li vuole Non li nessuno. vuole nessuno. Beh, insomma, No, non sai che in vendeteli, questo momento. va. Senti, Comunque, ma prima c'è stavo un dicendo premio a una cui tieni cosa, di che più, per de uno più degli altri? scenografo, quando legge una sceneggiatura e così ne parla con il regista, la cosa importante è non è fare sempre degli errori, perché gli errori fanno sì che tutto quanto sembri vero, perché se uno copia quello che c'è, che trova per strada, che vedi in base a dove è l'ambientazione, ma se uno lo fa uguale, allora è tutto finto. Invece, se uno fa degli errori volutamente, cioè volutamente, diventa più vero. Cioè, l'importante è sbagliare, cioè non proprio sempre, ma insomma, più o meno, sbagliare è una cosa molto, molto. Senti, ma io mi ricordo una cosa a proposito degli errori. Mi ricordo che a proposito di Boccaccio, stavate girando una scena con Pasolini. Questo me l'hai Sì. raccontato tu. E a un certo punto c'erano dei ragazzini che dovevano entrare in una chiesa. E Pasolini ha detto: andate di corsa. E tu hai visto una balaustra davanti alla chiesa e hai detto: no, così non si può fare. Quella balaustra è di 200 anni dopo. E Pasolini ti ha detto: ma no, ma osa, tanto non importa, l'importante è vedere la scena che ti interessa. Nessuno penserà che in quel momento che quella balaustra ci rovina. E da lì tu mi hai raccontato che hai capito che ogni tanto un errore ci vuole, vero? Sì, ma infatti io poi se faccio qualcosa che non va bene, voglio dire, qualche volta la uso anche un po' come giustificazione a me Sì. stesso. Mi giustifico dicendo che gli errori sono fatti apposta, poi magari invece qualche volta li faccio così, ma comunque io ho avuto la fortuna di lavorare, diciamo, quasi con i più grandi registi che c'è nel cinema, sia italiani che americani, insomma. Vogliamo fare una lista? Io un po' li ho ricostruiti anche gli italiani da cui hai cominciato. Per esempio, vorrei citare Bellocchio, non so, Citti, Liliana Cavani, Ferreri, Sì. Comencini, Sì. Scola, Zeffirelli. E poi naturalmente il grande salto con Fellini, con i figli Fellini, ma direi nell'internazionale più o meno dalla fine degli anni Ottanta, forse con l'età dell'innocenza, Scorsese. Casino, Gangs of New York, Kundun, a quali altri film tieni molto? No, vedo che ne sai più di me. No, non è questo, è che ho studiato, mi sono preparata, Ma ecco. ecco, ti sei preparato. Io invece mi sono preparato a non ricordarmi niente. No, ma insomma, comunque, io penso di aver fatto un pezzo, di far parte della storia del cinema, in questo caso nel mio lavoro, perché insomma, io quando uno fa sei film con Fellini e nove film con Scorsese, con Tim Burton, con
Brian De Palma, nemmeno me li ricordo tutti in questo momento. Però E ti poi invece ricorderai mi quanti dà, ne hai presi. e poi quando abbiamo fatto Il nome della rosa, che regista francese, Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud, insomma, diciamo che ho fatto tanto. Una cosa divertente che posso raccontare è che una volta, quando arriva una telefonata di una rivista, della direttrice o qualcuno che lavorava in questa rivista, tipo Italia Nostra, sai, che dove ci sono Sì, di tutti quanti. ambiente. E allora mi hanno chiesto: senta, scusi, ma noi non ci risulta questa abbazia, ma dove l'avete girata? Allora ho detto: guardi, a prima porta. Come a prima porta? Dico: sì, se lei va, arriva a prima porta, poi va un pochettino più avanti, gira a sinistra e va su, c'è una zona dove c'è una cava di pietre, di altre cose, e allora poi c'era anche una piccola collina, e allora lì mi è venuto in mente di fare, ho trovato questo posto di fare tutta quanta l'abbazia, perché tutta l'abbazia nel film è stato costruito. Allora mi hanno detto: ah sì, ma come mai non lo sapevamo che lì a prima porta c'era questa cosa? Ho detto: guardi, se lo volete venire a fotografare è meglio che venite subito. Dice: ma perché? Ho detto: guardi, perché tra 3 giorni la Non c'è cominciano a più. smontare, buttare tutto. Come buttate tutto? Dico: ma guarda, che è un set quello. E dove abbiamo girato, appunto, Senti, invece il una nome della grandissima rosa. invenzione è stato utilizzare il Palazzo della Civiltà del Lavoro come simbolo della Roma antica per Titus di Julie Taymor. Ah, Come sì, l'hai certo. convinta E questa no, grande quello artista? lì è anche insomma, è una mia idea. A me mi dispiace dire sempre che è una mia idea, però Ma siamo io qui mi per questo. ricordo quando ho incontrato Julie Taymor, che già la conoscevo, l'ho incontrata a New York, e dice: dai, devi fare questo film con me. E allora io ho detto: ma io in questo momento sto lavorando, dai, vieni, prendi di qua 3 o 4 giorni, ci mettiamo il weekend, andiamo a Roma, vediamo i posti, poi quando ha finito cominci il film. Allora siamo venuti a Roma e lei mi ha portato, stranamente, no, stranamente, secondo la sua idea, dovendo fare un film sulla Roma, mi ha portato, quando siamo scesi dall'aereo, c'era la macchina, e mi ha portato a vedere degli scavi romani. Allora io ho detto: ah sì, va bene, va bene. Ho detto: adesso però vorrei farti vedere una cosa. Abbiamo fatto la strada che va dall'aeroporto a Roma. A un certo punto ho detto: scusa, guarda sulla destra. A un certo punto si vedeva questa specie di museo, di museo Palazzo della Civiltà quadrato, del Lavoro, il Colosseo Quadrato, come lo il chiamiamo anche in Colosseo Italia. quadrato. E allora a quel punto dice: ma questo è meraviglioso. Eccolo, facciamo così, perché così facciamo la parte antica e poi anche la parte antica, ma insomma, in un ambiente moderno. Ecco, questa qui è stata Senti. l'idea che io ho avuto e che mi pare che in qualche maniera abbia funzionato. Hai citato i 5 film fatti con Fellini, ma soprattutto quando parli di Fellini, io ricordo anche tanti racconti che tu hai fatto e che faceva anche Fellini sui vostri incontri, il fatto che tutte le mattine c'era quel piccolo rito di chiederti che hai sognato, e quante Sì, bugie le hai raccontate. beh, io la prima volta, cioè, siccome io abitavo vicino via Margutta, Babuino. a via del Babuino, e allora che cosa
è successo che Andavate insieme a lui Cinecittà. mi dava sempre un passaggio perché ci vedevamo da Canova, mi prendeva, andava in macchina, andavamo a Cinecittà insieme. Allora mi faceva Dantino, sì, dimmi, mi dica maestro, Dantino, ma che ti sei sognato stanotte? Allora io dicevo, ma non mi ricordo, veramente non mi ricordo. Ah, va bene. E andavamo a Cinecittà. A quel punto, il giorno dopo, sempre, Dantino, ma che ti sei sognato stanotte? Dico, guarda, ho sognato qualche cosa, però in questo momento, se ti devo dire la cosa, non me lo ricordo proprio bene. Allora, terza volta, Dantino, che ti sei sognato stavolta? Ah, beh, una cosa senza. Guarda, adesso ti dico quello che mi sono sognato, perché siccome tu lo vuoi sapere, allora io mi sono, oh, insomma, niente, mi sono ricordato quasi tutto quanto. E allora ho cominciato a raccontargli tutte le cose che in qualche maniera io avevo vissuto quando ero, siccome io sono nato nelle Marche, a Macerata, quando andavo, non so, con mia madre dalla Sarta. Per cui io ero piccolo e andavo sotto il tavolo, poi alzavo la testa e guardavo tutte quante le signore, mi Beh, guardavo qualcosa, le qualcosa che piaceva molto a Fellini. gambe. Eh sì, certo, gli piaceva molto. E poi dopo mi sono inventato, nemmeno inventato perché l'ho vissuto. Io spesso andavo a fare la spesa per mia madre e andavo al mercato di Macerata. Allora lì c'era un tavolo, c'era la non un tavolo, dentro insomma c'era un bancone dove c'era la macellaia che arrivava, che stava sempre più in alto, tac, si metteva con le Molto tette, felliniano tutto questo, sì, dai. appunto, è molto fellini, però io gliel'ho detto questa cosa. Certo. Poi gli ho detto anche del quando andavo invece da quella che vendeva il pesce, allora c'era quella storia che prendevano e c'aveva sempre quell'anguilla in mano, la muoveva così, insomma, che sembrava un po', come si potrebbe dire, Beh, insomma, comunque era fallica. abbastanza provocatorio. Senti, invece, come hai convinto Martin Scorsese a venire a girare Gangs of New York a Roma, a Ah, Cinecittà? beh, perché noi stavamo a Venezia. E lui era venuto perché aveva fatto un documentario sul cinema italiano, questo prodotto da Armani. Allora, che cosa è successo? Io sono andato, stavo lì, a un certo punto lui mi dice: senti, allora, no, io ho detto, oh, ma perché non vieni, non facciamo questo film Gangs of New York in cosa a Roma, dal momento che Five Points, 5 punti, non ci sono più a New York, e poi lavorare a New York è un po' un casino in questo momento per fare una cosa così. Ma no, Dante, guarda, tu d'altronde Cinecittà ti è sempre piaciuta. Io tra l'altro l'ho conosciuto a Cinecittà quando lui è venuto con Isabella Rossellini, che si era sposato io di giorni, e l'ho conosciuto, guarda caso, nella scena del casino. No, E casino, quindi se l'hai casino. portato a Cinecittà. Allora l'ho portato. Allora io ho detto: guarda, siccome lui volava con l'aereo privato, allora ho detto: scusa, dal momento che devi andare a New York, fermiamoci un momento a Roma. Così mi lasciate a Roma e poi voi proseguite per New York. Allora, che è successo? Che quando stavamo lì e siamo arrivati a Ciampino, io ho fatto una telefonata al ristorante davanti a Cinecittà, la cascina. La Gli ho detto: cascina. senti, guarda, io ho Federico Fellini con me, trovami una stanza e manda via tutti quelli intorno. Era domenica, manda via tutti quelli intorno perché lui si scoccia sempre di tutti quelli che parlano a voce alta, così. Per cui è meglio che
meglio che insomma. E poi mi raccomando, Quando siete parlate entrati con. nella città, poi. E poi quando stavo lì ho detto scusa, io già avevo telefonato a Cinecittà, era domenica, allora mi aveva fatto trovare una persona che mi aveva portato in giro, allora io l'ho preso, ho detto adesso guarda, attraversiamo la strada che è dall'altra parte, Cinecittà. Siamo entrati dentro, diceva bene, siamo entrati dentro, poi allora ha cominciato, l'ho portato in giro, l'ho portato nel backlot dove si costruiva tutto quanto, ho visto tutti i teatri grandi, cose così. Ho detto, guarda, ma scusa, qual è il posto migliore per poter ricostruire tutto quanto quello che dobbiamo fare? Un posto come Cinecittà è libero, sono il fatto solamente che arrivi te costerà di meno. Insomma, Ed è allora. andata. Senti, ma tu a Cinecittà hai sempre un po' casa tua, perché in qualche modo Beh, diciamo io ho che 40 anni che ho lo è studio qui, appunto non lo sì, lascio un'altra mai. parte di premi ce l'hai a Cinecittà, tanto per dire, nel senso Come? che un'altra parte anche dei tuoi premi, di tutto il tuo archivio è lì. No, sì, insomma, sono tutte quante le nomination, perché io poi ho avuto 9 nomination all'Oscar prima di Se non sbaglio sono prendermi. state sette, mi sembra. Sette Francesca, nomination. 7. 8, Otto. Francesca 8 e io invece Sento una voce, c'è otto. a sentire la voce, Sì. beh, sai Francesca, Eccola. saluto. Insomma, ecco, più o meno, e allora abbiamo fatto il film lì, e lui era, ma l'abbiamo fatto tutto quanto, tutto. Senti, Lui, è mi ricordo difficile quando. chiederti qual è il premio Oscar, per esempio, tra quelli che hai preso a cui tieni di più, o forse magari c'è un film che non ha preso l'Oscar che invece conta moltissimo per te. C'è un film Beh, che ti per esempio, ha particolarmente? l'età dell'innocenza, per esempio, secondo me lo meritava molto l'Oscar, però Perché un non po' l'ha. è da lì che è cominciato anche tutta la parte internazionale, il grande viaggio anche verso Hollywood, vero? Sì, Perfetto. certo, poi insomma, io ho lavorato tanto in America in questo momento, però siccome con la pandemia è tutto bloccato, tutto fermo, io Beh, sto adesso certo preparando. è molto difficile. Sì, adesso proprio poi in America è il posto peggiore in questo momento, per cui Senti, sperare di fare film in America. abbiamo solo qualche minuto e vorrei solo chiederti, di questo film, che cos'è che ti è piaciuto soprattutto, quello che ricordi? Ci sono tantissime testimonianze, adesso ti sta per vederlo o rivederlo, ascolterà DiCaprio, Scorsese, insomma, tanti personaggi anche internazionali che parleranno di te e raccontano il tuo lavoro. Cosa ti è piaciuto di più da spettatore di questo film? Hai scoperto qualcosa di nuovo su di te, magari qualcosa che Ma non. il documentario Il Ferretti, ah, documentario che del stiamo per documentario, vedere. Sì. no, insomma, voglio dire quello che ero io quello che ha detto le Ti cose. sei Forse ho visto nello detto specchio? sì, forse ho detto anche qualche cazzata. Beh, può Oh, darsi, ma questo scusate, fa parte anche di quelle che raccontavi a Fellini e di quelle che Fellini raccontava a te, era il vostro E gioco, come no? no? E certo, capirai, noi facevamo gara a chi era più bugiardo. Uno Appunto. dicevamo che qua, uno diventava rosso quando diceva la verità. Allora, mi sembra che questa sia una bellissima cosa per chiudere. Sì. Guarda, è stata un po' un'avventura farti parlare con questo collegamento, però devo dire che siamo andati benissimo. Ah, mi fa molto piacere. Assolutamente, sei stato un po' con la luce che va e viene, però anche questa è una suggestione importante. E io Ma sì. credo, spero che ci stia vedendo Gianfranco Gianni, che ci è mancata un po' di regia, ma insomma va bene, e che forse sarà con noi, quindi il regista del documentario, e forse anche Nicoletta Ercole, tua grande amica, produttrice di questo documentario che ha voluto fortissimamente, lo abbiamo Ma visto, questa registrato a sera Venezia. dopo questo lo presentate?
Dopo questa chiacchierata va il documentario, quindi io credo che a questo punto stiamo salutando il pubblico e lo stiamo invitando a seguire il documentario. Se vuoi fare tu un saluto e un invito, eccoti qua e chiudiamo. Ecco, allora niente, vi saluto a tutti quanti, vi invito a vedere quel documentario fatto da Gianni e prodotto da Nicoletta e insomma... Sono molto contento di aver fatto questa cosa, vi saluto, state bene, io vado a mangiare. E io ti mando un saluto anche per Francesca lo schiavo, quindi come bene, dire, grazie. Che è con noi, poi, e anche grazie lei. Per la pazienza. Bene, arrivederci. Bene, noi credo che siamo ancora collegati forse, e quindi posso davvero aggiungere solo un invito a seguire questo documentario, che è una storia fantastica. Avete capito che Dante Ferretti ha una carriera, dire sfolgorante poco, è una carriera che continua, è un nome di un grande orgoglio italiano nel mondo, e vorrei ricordarvi che in fondo il cinema italiano nel mondo, molto apprezzato appunto per la sua professionalità, soprattutto per quanto riguarda un artigianato che ci invidia da sempre, per citare grandi nomi, Piero Tosi nel costume, ma non solo, però ecco, Dante Ferretti nella scenografia, con questo record di premi Oscar, credo che sia appunto uno dei nomi che ormai frequentano Hollywood più da vicino. Ma la cosa che mi piace ricordare è che il cinema italiano è tra le cinematografie del mondo quella che ha avuto più nomination e più Oscar, anche rispetto ad altre cinematografie che ci contendono un po' il mercato. Quindi vedere che cosa c'è dentro questo lavoro, vedere che cosa c'è di prezioso nell'artigianato, nella manualità, in tutto quello che poi molto semplicemente nasce a volte anche solo a Roma, nei laboratori di Cinecittà, nelle falegnamerie, insomma, dove arrivano i disegni di Ferretti e dove arrivano le sue intuizioni, le sue anche appunto le sue, la sua creatività, condivisa adesso con Francesca Lo Schiavo, che da molti anni è set decorator, quindi è l'arredatrice dei suoi set, penso che sia davvero una grande scoperta. Quindi se ci siamo, credo che forse potrei quasi salutarvi, chiedo alla regia se stiamo chiudendo, aspetto un qualche segnale per potervi dire davvero buona visione. E allora vi saluto e vi invito veramente a godere di questo viaggio meraviglioso dentro il cinema, e un cinema italiano che va nel mondo. Buona visione. Senta Ferretti, ma tutto quello che ha detto è vero? Ma non so se è un'invenzione quello che dico oppure è verità, però mi sa tanto che è vero.